Lei ha parlato spesso di bene comune. La RAI come può ritornare ad essere un bene comune? Distinguendosi, la cosa che non ha fatto in questi anni è stata quella di imitare i competitor forti e viceversa. A dire la verità, è stata più imitata che soggetto attivo di imitazione. Però quello che non ha fatto è stato di domandarsi cosa poteva fare che gli altri non fanno. Io trovo che su questo ci sia stata una grave responsabilità. I giovani sono fuggiti perché non hanno sentito la RAI come roba loro, come appunto valore comune, come bene comune. Se fossimo stati più attenti a salvaguardare le ragioni della differenza comunicativa, noi oggi avremmo un servizio pubblico più forte. Potrebbe cambiare anche il modello delle risorse? Certo, ma le risorse bisogna cercarle però fuori. Il canone non è assolutamente possibile arricchirlo, si può recuperare l'evasione. E la pubblicità è quel che è, quindi se si vuole disporre di maggiori risorse bisogna cercarle fuori, e fuori è nel mercato, nella commercializzazione dei prodotti. In questo momento si parla di una rivoluzione dei telegiornali in RAI. Lei come farebbe questa rivoluzione? Ma io non farei nessuna rivoluzione, io cercherei solo di utilizzare al meglio tutte le forze positive che ci sono. La RAI ha degli ottimi giornalisti, ha degli ottimi tecnici in tutti i campi, quindi dipende dai dirigenti utilizzare bene queste forze, cioè possibilmente non mettere 40 direttori sopra 10 giornalisti, ma dare 40 giornalisti a un direttore. Quali osservazioni e quali input da questo seminario per una nuova RAI? Ma è ancora presto, diciamo che è dovere di chi lavora in RAI, di chi fa programmi, si occupa di comunicazione, ascoltare tutte le proposte che nascono proprio per la riforma e la riorganizzazione della RAI. Ma diciamo la cosa importante per ora è introiettare i commenti, dopodiché poi starà ognuno di noi e poi chi dovrà prendere le decisioni poi procedere.